Matteo Renzi. Buonasera. Benvenuto. Che impressione. Eccoci qua. Che impressione. Michela. Ma è che bella, 22 anni, fantastica. Ma questa è la grandezza dello sport. Eh sì. Anche se queste Olimpiadi sono state belle anche dal punto di vista geopolitico, no? La Corea del Nord e la Corea del Sud che sfilano insieme, però insomma l'emozione... Sì, anche se Trump subito dopo ha detto prepariamoci al peggio qualche giorno fa. Beh, Trump ne sta dicendo tante in questo periodo. A me ha colpito molto in questa settimana una frase che è passata sotto silenzio anche sui media italiani, però che, Fazio, per me è devastante, perché Trump ha detto a un certo punto che lui, dopo una strage, dopo più di una strage nelle scuole americane, lui propone che a tutti gli insegnanti sia data un'arma gratuita da parte dello Stato. Cioè che ai professori e alle professoresse... Cioè anziché togliere le armi, le diamo anziché anche, toglierle a chi entra nelle scuole, le diamo agli insegnanti. Poi magari di questo passo poi li diamo ai bidelli che controllino gli insegnanti, poi ai presidi che sparino ai bidelli. Cioè noi abbiamo una deriva pistolera che lascia molto, che fa molto riflettere. Insomma, le armi degli insegnanti sono i libri, sono la possibilità di educare i ragazzi, non rincorrere frasi del tutto assurde e allucinanti del presidente americano. C'è però questa ondata, questa deriva, come l'ha chiamata lei, che pervade in modo diverso il mondo, no? E anche il nostro paese, insomma, era tanto tempo che non si vedeva, che non si sentivano contrapposizioni così forti nelle piazze, come in questi giorni. Io penso che tutti noi dobbiamo darci una regolata. Innanzitutto abbassare i toni anche del dibattito verbale, della discussione verbale, perché ormai diamo per scontato che sui social chiunque possa dire tutto. Non entro nel merito di singole frasi su di me o su di un altro. Sono colpito perché oggi il sindaco di una città del centrodestra ha pubblicato la mia foto da morto sul suo profilo Facebook o Twitter. E pensa di aver fatto una cosa intelligente, cioè pensa di essere uno che avrà un sacco di like. Secondo me dobbiamo recuperare un tono civile del confronto, confrontarsi davvero sulle cose da fare e da non fare nelle prossime elezioni, però anche ricordarsi che una grande comunità è quella che sa abbassare i toni quando serve. E per questo io vorrei che arrivasse a due forze politiche totalmente diverse l'una dall'altra, Potere al Popolo e Forza Nuova, che hanno avuto due persone dei loro dirigenti picchiate, che arrivasse la solidarietà di tutti, perché non si può arrivare a picchiare della gente che attacca i manifesti o a menare perché hanno delle idee diverse. Io penso che una comunità seria, la comunità italiana, debba rispettare le regole del gioco. Me lo auguro davvero che sia patrimonio di tutti. Nessuno ha dato la solidarietà al PD quando Luca Traini a Macerata ha sparato contro la sede del PD, oltre che contro quei sei poveri ragazzi. Restiamo umani e recuperiamo un po' di civiltà nel dibattito. Senta, Presidente, torneremo poi su questo aspetto, sul pericolo di fascismo e anche quindi sull'antifascismo. Anzi, affrontiamolo adesso. Domenica scorsa Berlusconi qui ha detto: in Italia il pericolo non è il fascismo ma un certo antifascismo. In molti si sono chiesti anche autorevolmente in questi giorni se forze che si richiamano all'ideologia fascista siano ancora ammissibili. Io penso che Berlusconi in questa campagna elettorale ne abbia dette tante. Questa è una di quelle. Cerchiamo di essere lucidi e di dire con forza che in Italia c'è una democrazia che funziona. Noi abbiamo portato i ragazzi a Sant'Anna di Stazzema, dove centinaia di persone furono uccise dai nazisti, ma che furono accompagnate lì dai fascisti. Oggi la democrazia è più solida. Oggi la democrazia non può aver paura di una... pericolo fascista imminente, avendo noi delle istituzioni forti e radicate. Però contemporaneamente, quando quel Luca Traini lì di cui si parlava prima, cioè quello che ha sparato a Macerata, aveva sul comodino Mein Kampf di Hitler, noi ci rendiamo conto che abbiamo una emergenza educativa che va combattuta e contrastata. Ai ragazzi va spiegato che il nazifascismo non è stato un film, non è stato un gioco alla PlayStation, è stata una cosa che ha segnato le nostre generazioni e il nostro paese è antifascista ontologicamente, quindi l'antifascismo non può essere un pericolo. Senta, va detto a Berlusconi. Parliamo delle cose... E torni a parlare di flat tax e lasci stare questa... Ecco, parliamo della flat tax. Parliamo delle proposte degli altri contendenti a queste elezioni. No, se uno dovesse sintetizzarle, vediamo se lei è d'accordo, io direi 5 Stelle propongono il reddito di cittadinanza.
Berlusconi propone la flat tax, cioè un'aliquota unica che dice intorno al 23%, la Lega e i suoi alleati dicono il 15%, ma insomma pagare meno tasse per avere più soldi e rimettere in moto i consumi. Intanto cosa ne pensa e qual è invece la sua proposta? Pagare meno tasse è giusto e noi abbiamo iniziato in questi anni, ma chi propone la flat tax propone una cosa che non è credibile economicamente, non sta in piedi, è come credere a Babbo Natale. L'unica differenza è che Babbo Natale... Aspetti che ci sono i miei figli. Allora, che esiste, naturalmente, esiste. Il giorno di Natale. Ecco. Esiste Babbo Natale, certo. Sì. Però Babbo Natale viene una volta all'anno. All'anno, ecco. Le promesse di Berlusconi una volta ogni 5 anni, in campagna elettorale soltanto. Poi tanto il giorno dopo scompare. Cioè, è scritta con l'inchiostro simpatico. Il 5 marzo di flat tax non parla più nessuno. Perché la flat tax è tagliare le tasse ai miliardari, mentre noi dobbiamo tagliare le tasse alle famiglie. Qualcuno si è lamentato delle cose che abbiamo fatto in questi anni, per esempio c'è chi dice che gli 80 euro sono una misura insignificante. Io credo che gli 80 euro, l'IMU sulla prima casa, gli interventi sull'IRAP abbiano segnato un primo passo in avanti nella riduzione delle tasse. Oggi la priorità è abbassare al ceto medio, alle famiglie. Non si fanno più figli, Fazio, in Italia. Abbiamo 500.000 neonati, che è la cifra più bassa degli ultimi 25 anni, anzi meno di 500.000. Allora, lo shock fiscale, se così si può dire, va dato innanzitutto nella direzione delle famiglie e del ceto medio. Quanto al reddito di cittadinanza, facile proporre, ragazzi state a casa, non lavorate e vi diamo uno stipendio. Beh, ma è proprio così, no? Se dopo la terza chiamata al lavoro non viene accettato, appunto verrebbe... 1.680 euro per... Ritirato. Questa è la proposta che fa 5 sì. Stelle. 1.680 euro per una famiglia con 2 figli per non lavorare, Fazio, è una proposta che basa l'Italia sul sussidio e sull'assistenzialismo. Noi abbiamo bisogno di scommettere non sui sussidi e sull'assistenzialismo, ma sul lavoro. E il tema centrale è che il lavoro in questi anni è ripartito, purtroppo, in parte a tempo indeterminato. E diciamo che quello va bene. A tempo determinato. 50 per 50. Cito i dati dell'Istat, erano 22 milioni i posti di lavoro, adesso sono 23. Di questi il 50% purtroppo è ancora lavoro saltuario. Lei ha visto quella cosa scandalosa di paghe orarie da fame e contemporaneamente il problema degli stage, dei contrattini. Bene, noi dobbiamo dire, diamo a quelle aziende che investono sul lavoro a tempo indeterminato, come abbiamo fatto con il Jobs Act, la possibilità di ridurre i costi. Io non riduco i costi ai miliardari, riduco i costi a quelli che creano posti di lavoro. Così si riparte. Però l'impressione è che non si vada sulla concretezza. Cioè, a me piacerebbe dire, mi racconti che cosa hai fatto per ridurre le tasse in questi anni, tu che vuoi la flat tax? Perché noi, nel nostro programma, abbiamo, al limite della noia, fatto un elenco di cose realizzate. Guardi, al limite della noia perché... Non si vincono le elezioni raccontando ciò che hai fatto, bisogna fare un grande sogno per il futuro. Però queste cose fatte danno il senso della concretezza. A me piace l'idea che insieme al Presidente Gentiloni, al Ministro Padoan, al Ministro Minniti, a tutti gli altri ministri che abbiamo, con i quali abbiamo lavorato in questo periodo, noi non abbiamo fatto promesse in libertà. Sta campagna elettorale non abbiamo sparato chissà quale idea mega galattica per far ripartire l'Italia. Abbiamo detto, se ce la mettiamo tutta, un passettino alla volta, questo paese può essere il leader in Europa. Se però qualcuno crede a Babbo Natale, come i suoi figli, perché Babbo Natale, cari bambini di Fazio, esiste, se qualcuno crede a Babbo Natale anche in economia, che voti per la flat tax. Non la faranno mai, ma almeno insomma Babbo Natale è un voto. Vota anche tu Babbo Natale. Il reddito di cittadinanza è la Befana. Senta, del lavoro, che è l'argomento vero che lei stava trattando, cioè lei ha detto 50-50 è aumentato il lavoro a tempo determinato e indeterminato. Poi accadono i fatti come l'Embraco, per cui un'azienda che ha avuto aiuti di Stato improvvisamente decide di delocalizzare. Il che pone enormi problemi, no? Da una parte evidentemente una legislazione che non si sa perché sui diritti del lavoro non è globalizzata, nel senso che i costi orari sono diversi da paese, che in Europa non ci sia, diciamo, una compensazione o comunque uniformità del costo lavoro è problematico, ma soprattutto chi ha goduto gli aiuti di Stato può delocalizzare senza restituirli. Soprattutto può delocalizzare, questa è la fregatura, in altri paesi europei. Appunto, questa è una norma che va cambiata, perché dall'Italia alla Slovacchia... È una roba che fa tanto arrabbiare.
non soltanto fare la parola giusta, diciamo arrabbiare perché ci sono sempre i suoi bambini, però anche i suoi, però, perché i miei sono più grandi, usano, poi sono fiorentini, usano un gergo diciamo un po' più ma siamo in prima serata, diciamo la verità, noi dobbiamo sempre guardare il bicchiere mezzo pieno e quello mezzo vuoto. In questi anni, in questa settimana, non in questi anni se no sono noioso, in questa settimana sono avvenute tre, e sono, ci sono sulla cronaca del diritto del lavoro, tre novità, due positive e una negativa. Embraco è quella drammatica, perché 498 persone che rischiano il posto di lavoro perché l'azienda si vuole trasferire in Slovacchia. E io sono d'accordo con chi, il ministro Calenda, il presidente Gentiloni, sta lottando perché le regole in Europa cambino. Dobbiamo cambiarle davvero e dobbiamo dire alla Slovacchia, anzi alla commissaria Vestager, che si occupa di queste cose, di verificare se ci sono state procedure scorrette. Accanto a queste ce ne sono due che non vengono raccontate perché fa notizia giustamente l'albero che cade, non la foresta che cresce. Ideal Standard, un'azienda con 294 persone che erano licenziate e che è stata recuperata da un imprenditore italiano, Saxagress, che ha inventato un nuovo modello di sviluppo e che ha recuperato tutte e 294 le persone. Il 22 febbraio questi dipendenti sono entrati a lavorare in Saxagress e grazie al lavoro di Graziano Del Rio, Meridiana, Qatar Airways ha comprato Meridiana, c'è stato dietro Del Rio tre anni con la tenacia e la dedizione e la pazienza certosina che Graziano ha, e alla fine questa è un'operazione che ha rimesso 2.000 persone a lavorare. Allora cosa voglio dire? Uno, massima attenzione alla vicenda Embraco. Due, combattiamo per cambiare le regole in Europa. Ma tre, attenzione a non raccontare un'idea in cui l'Italia va tutta male. Perché? Perché questo paese è un paese che può essere leader europeo e che negli ultimi mesi ha visto crescere la produzione industriale, crescere gli ordini, crescere il fatturato. Cos'è che manca? Manca lo scatto finale. Ridurre le tasse, sì, alle partite IVA e al ceto medio, non ai multimiliardari. Combattere l'evasione. Perché Grillo e Berlusconi parlano di tutto e non di evasione fiscale? Se fossero su Facebook, diciamo che avrebbero una relazione complicata con l'evasione fiscale, quei due. Non ne parlano mai, ma se noi riusciamo a recuperare dall'evasione fiscale altri 10 miliardi, come abbiamo fatto in questi tre anni, riusciremmo non soltanto a abbassare le tasse al ceto medio, ma anche a dare un po' di respiro alle piccole aziende. Allora, lei, pezzettino alla volta, passo dopo passo, cerca uno con la bacchetta magica, non è il PD. Noi del PD siamo quelli che piano piano abbiamo portato il paese fuori dalla crisi e che diciamo, non è vero che non c'è futuro, il futuro per l'Italia c'è, però bisogna far fatica, altro che sussidi e assistenzialismo, non ci sono i redditi di cittadinanza, c'è la fatica, il sudore e lavorare sodo, tutti insieme. Quindi un passo alla volta, lei dice. Pezzo per pezzo, senza... Non ce la fai se no, non ce la fai, pazzo. Non è con la misura... È chiaro. Se... Altrimenti l'avrebbero fatta, scusi, perché Berlusconi, che è venuto da lei la settimana scorsa a dirle della flat tax, assomiglia in modo abbastanza vicino a un signore che ha fatto il Presidente del Consiglio per 10 anni in Italia. Cioè, in questa campagna elettorale sembra essersene scordato. Ma Berlusconi è stato Presidente del Consiglio. Ma allora, allora aveva problemi con gli alleati, insomma non è riuscito. Adesso vabbè, adesso c'è Salvini e allora il problema è risolto. Adesso, ecco, allora facciamo così, mandiamo la pubblicità. Su Salvini? Fra un, sicuro fra un minuto e poi parliamo di Salvini. Ma ecco, oppure facciamola adesso per un minuto. Ma Salvini, lei pensa che abbia qualche ragione quando in qualche modo partecipa alla pressione tutti quelli che temono l'immigrazione, che temono per la propria sicurezza? Nel proprio paese, nelle proprie case addirittura. La sicurezza è un problema vero, reale, grande. Chi lo sottovaluta commette un errore atroce. Bisogna anche dire però con la stessa forza che la sicurezza in questo paese è stata garantita nei grandi eventi dalla straordinaria professionalità delle forze dell'ordine, carabinieri, poliziotti, non dai pistoleri in camicia verde. Perché sono i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri a cui peraltro è stato sbloccato il contratto e che finalmente vedono il riordino delle carriere, che devono garantire la sicurezza. Mi ha colpito Salvini, che da un lato candida delle persone che mettono la pistola, la foto al poligono di tiro, una candidata al centrodestra di Salvini in Veneto, e dice la sicurezza la garantiamo noi. Si finisce con Trump. E dall'altro giura sul Vangelo, tirando fuori il Vangelo e il Rosario. Io penso che si... Nostro Signore Gesù Cristo dice non giudicate e non sarete giudicati.
Però dico anche che l'utilizzo strumentale del Vangelo e del Rosario da cristiano mi ferisce, perché un Presidente del Consiglio giura sulla Costituzione, non giura sul Vangelo. Allora, questo è un passaggio molto importante. Segretario, mandiamo la pubblicità e poi torniamo e parliamo di un argomento che le è molto caro, cioè le alleanze. Che botta di vita. Pubblicità. Parliamo un attimo con Matteo Renzi di alleanze. Con questa legge elettorale, tutti ormai l'abbiamo detto 100 volte, non è dato immaginare, come si diceva una volta, la sera stessa delle elezioni chi governa, quindi ci sono vari scenari. Uno, che si torni a votare, due, che invece si faccia un governo una volta che il Presidente della Repubblica avrà deciso a chi affidare l'incarico, ammesso che costui riesca a trovare una maggioranza trasversale. Tre invece che ci sia una maggioranza che esca dalle urne e si voti. Oggi Veltroni ha detto a Roma, accanto a Gentiloni, potrebbe anche essere un'idea invece quella di eventualmente cambiare immediatamente la legge elettorale con un premio di maggioranza diverso e quindi avere finalmente di nuovo un governo certo alle successive elezioni. Lei dove si mette, dove si colloca? Io mi metto dalla parte di quelli che rosicano. È rosico perché la battaglia referendaria, che ormai purtroppo appartiene al passato, era stata fatta proprio per questo. Allora mi dissero che volevo la deriva autoritaria e volevo più potere io. E non è così, tant'è vero che sono andato a casa e mi sono dimesso. Però la battaglia era finalizzata ad avere la sera delle elezioni il nome del vincitore e una sola Camera, non il meccanismo di oggi. Che succederà domani? Non lo so. Fazio, sinceramente non lo so. Ma lei, diciamo così, lei, essendo il leader del PD, preferirebbe riandare a votare, cercare una maggioranza trasversale, anche con i 5 Stelle? Io preferirei vincere e preferirei, certo, che il PD fosse il primo partito, perché sono 3 mesi che i sondaggisti, i commentatori, gli editorialisti già immaginano il pareggio, lo stallo. Io vedo la mia gente, la nostra gente, l'ho vista stamani mattina a Torino, sono venuto anch'io da Torino a Milano senza beccare il litizzetto con le ciaspole, ma comunque beccando una nevicata non banale neanche noi. E abbiamo visto stamani, oggi Milano, ieri Grosseto, Livorno, domani Brescia. Io vedo un sacco di gente del PD che ha questo obiettivo chiaro: fare del PD il primo partito, il primo gruppo parlamentare. Poi che cosa accade lo decide il Presidente della Repubblica. Se vuole, le dico che ha ragione Veltroni quando dice che è impossibile l'accordo con gli estremisti. Come fai a fare un accordo con chi la pensa totalmente in modo diverso su tutto? Io sono candidato nel collegio di Firenze 1 e il centrodestra del moderato Berlusconi mi candida contro il professor Bagnai, che è il professore di economia di Salvini. Già fare il professore di economia a Salvini, secondo me, è un lavoro usurante, ma al di là di quello, è uno che vuole uscire dall'euro, è uno che... Sto alle posizioni di Salvini, è contro l'obbligatorietà dei vaccini. È uno che su tutte le posizioni che noi abbiamo espresso in questi anni, insieme a Gentiloni e agli altri, di responsabilità e di saggezza, ha sempre dato una linea estremista. Come si fa a fare l'accordo con gli estremisti? Quindi è evidente che le larghe intese non esistono. Berlusconi dice non un'alleanza con PD, piuttosto si va a votare. Questa era la sua posizione. Lei concorda quindi? Certo, dopodiché il problema è che è il giorno della marmotta, perché se vai a votare devi avere un sistema elettorale che funziona. E questo dimostra una volta di più che quando Berlusconi disse no al referendum lo faceva soltanto per mandare a casa il governo che allora era in carica, non perché non condividesse la posizione. Detto questo, assolutamente d'accordo sul fatto che non si può fare una coalizione con gli estremisti, nemmeno con i 5 Stelle, nemmeno con i 5 Stelle. I 5 Stelle continuano tra l'altro a fare delle cose impressionanti, cioè Di Maio è andato, sono strani questi nostri competitor, perché Salvini ha giurato da premier in piazza prima delle elezioni. Bisogna spiegargli che si giura dopo che si sono fatte le elezioni. Ma Di Maio è andato direttamente al Quirinale a portare la lista dei ministri, tant'è vero che Mattarella non si è fatto trovare per evitare e l'ha fatto ricevere da un suo collaboratore. Il punto è che sembra che tutti abbiano, diciamo, perso un po' il senso della partita. Le elezioni ancora non ci sono state, ci sono domenica prossima. E per vincere le elezioni bisogna prendere i voti, non gli editoriali dei commentatori. Quindi con i 5 Stelle noi non facciamo accordi. I 5 Stelle sono un partito che parla di onestà ed è fondato da un pregiudicato, Beppe Grillo, con problemi di evasione fiscale. Ragionano non è candidato però. È il fondatore del partito. Non è candidato. Di Maio parla di merito
e nessuno ha il coraggio di dirgli che in questi 5 anni in Parlamento lui è stato presente il 30% delle volte. Oh, ma se voi a casa siete presenti il 30% delle volte a lavorare, o vi licenziano o vi tagliano lo stipendio. Io penso vi licenzio. Il 30%. Di Maio ha avuto la percentuale di presenza al 30%. Abbiamo chiesto, potete fare un confronto, visto che siete quelli dello streaming e scappano dal confronto? E poi lei lo farebbe? Fazio, io mi sono sgolato a dire sono pronto al confronto. Di Maio ha detto che non lo fa perché io non sono alla sua altezza. Salvini ha detto che non lo fa perché lui non ama andare in televisione. L'ho risentita 2 o 3 volte la frase, perché giustamente è io che pensavo che Salvini invece è sempre stato al Parlamento europeo in questi anni. Allora, il punto non è la discussione degli altri o le alleanze, il punto è che il PD in questi anni ha mostrato una linea di indirizzo e oggi dice 2 cose, perché io ho fatto quel volantone con i 100 punti, noi abbiamo fatto il volantone con i 100 punti, cioè abbiamo messo 100 impegni concreti, però se dovessi sintetizzare alla fine ce n'è 2. Uno, più soldi alle famiglie, perché fare figli sia un diritto, e oggi in Italia fare figli non è più un diritto. E 2, più soldi sul sociale. Noi abbiamo dato un sacco di soldi alle aziende. Mi dice, ma eri te Presidente del Consiglio? Sì. Abbiamo dato un sacco di soldi alle aziende perché il Paese era fermo, impantanato. Abbiamo detto Industria 4.0, IRI, IRAP, costo del lavoro, IRES, il patent box, la Sabatini, l'iperammortamento. Ora è il momento di prendere atto che c'è un Paese in cui se un italiano vuole morire a casa sua con una badante o comunque con l'aiuto della famiglia deve avere degli incentivi fiscali a morire nel suo letto. Perché non basta fare il dopo di noi o la legge sul terzo settore se poi è negato questo diritto minimo ai nostri anziani. Bisogna raddoppiare i denari per la non autosufficienza, per la disabilità. Bisogna mettere più soldi per il valore fondamentale che è il sociale, perché noi siamo una comunità di persone, non siamo un ammasso di gente. Premesso che con questo sistema sostanzialmente molto proporzionale sarà il Presidente della Repubblica a stabilire chi dovrà formare l'eventuale nuovo governo, chi è il candidato del PD? Lei, Gentiloni, lei chi proporrebbe? Vediamo come vanno i risultati. Purtroppo l'ha detto molto chiaramente lei. La legge elettorale non è una legge elettorale in cui c'è il candidato premier come certo, una volta. Per quanto ancora... Io le dico questo. Lo si crede. Abbiamo discusso per anni di polemiche interne al PD. Tant'è vero che oggi c'è una parte della sinistra che se n'è andata e ha rotto. Tant'è vero che ogni voto dato alla sinistra radicale, al partito di D'Alema, nei collegi, specie a Milano e al nord, ma anche al sud, favorisce la Lega. Ma lei, cioè, lei ha... nonostante questa discussione, noi non abbiamo mai discusso e mai litigato né con Paolo Gentiloni né con altri. Chi sarà scelto dal Presidente della Repubblica avrà il pieno sostegno del Partito Democratico, perché noi siamo una squadra, siamo diversi, carattere, stile, atteggiamento. Oggi Gentiloni ha detto che non siete 2 gocce d'acqua. E secondo me gli italiani se ne sono anche accorti. Il punto vero è che Paolo ha delle caratteristiche totalmente diverse dalle mie. Questo ci ha permesso a lui di darmi una grandissima mano quando io ho fatto il premier da ministro degli esteri. E spero di avergli restituito l'aiuto quando lui ha fatto il presidente del Consiglio. Le dico soltanto, ma se mettete in piedi le squadre, levate Renzi, levate Gentiloni. Volete che il ministro degli interni lo faccia Minniti o lo faccia Salvini? Che il ministro dell'economia lo faccia Padoan o lo faccia Brunetta? Quindi lei sosterrebbe anche Gentiloni. Che il ministro dello sviluppo economico lo faccia Di Battista o lo faccia Carlo Calenda? Che il ministro della cultura lo faccia Franceschini o uno di questi che falsifica i bonifici? Insomma, noi non litigheremo e chi sarà scelto dal Presidente della Repubblica sarà sostenuto dall'altro con grande spirito di squadra. Arrivederci. Grazie mille. Arrivederci.